Ciao a tutti ragazzi, bentornati, noi siamo gli Asprillas. Attenzione, sei anche già collegato il Lollo. Ciao Lollo, ci senti? Proviamo un po'. Lollo, ci senti? No, mi sa che Lollo ha dei problemi tecnici, niente. Lollo, ci senti? No, dovete sapere che Lollo è in un altro continente in questo momento, niente. Però è stranissima questa cosa che non ci sente e basta, è strano. Niente. Tiro giù. Lollo, ti vogliamo bene. Aspettate, scusate un secondo. Scusate. Sì, Lollo. Pronto, Kyle? No, guarda, ci hanno detto che non possiamo più essere filo societari perché ci hanno sgridato e quindi dobbiamo dire che stiamo rischiando i playoff. Prendiamo le distanze, da Pederzoli e da te, perché questa sconfitta ha compromesso tutto e io faccio l'abbonamento al Golese. Niente, dai, alla prossima Kraus, ciao. Ragazzi, è andata male. Chiudiamo il canale. Esatto, allora ovviamente siamo stupidini, io sono molto stupidino e mi sono limitato a commentare questo commento. Siete sempre filo societari, il Parma ha fatto schifo, rischiamo i playoff, problemi sullo stadio, voi Mr. Pink non criticate mai Krause e Pederzoli. Io non so cosa dire, ragazzi. No, dico due cose io, allora innanzitutto dopo quattro anni... Siamo così tanto filo societari, vabbè, dovreste andare a rivedere alcune puntate del passato, ma basta che leggiate le pagelle che ho fatto io, non siamo delle pagelle entusiastiche da super filo societari, ma soprattutto ragazzi non ci manca la fresca da far ballare, perché abbiamo... Non abbiamo più i soldi di Kyle, ma abbiamo Marco, che come sempre ci sostiene, grande Marco. Noi siamo Big filo money. Ilariuziani. Io voto la mozione Ilariuzzi. Ci fa ballare la fresca. Grazie Marco, grazie Aveni, mille. Aveni. Beh, se qualcuno offre di più, siamo più contenti. Base d'asta 5 euro. Molto bene, molto bene. Una cosa giustissima, ragazzi, la dice pronti via il nostro amico Umberto Garselli, che dice l'anno scorso... È vero. L'anno scorso l'abbiamo pareggiata. Bella. È vero. Bella questa. Allora, ecco. Sicuramente. Ragazzi, in un commento solo, lo spirito giusto con cui vivere le partite. Ragazzi, cioè, soprattutto perché siamo primi in classifica da agosto, essenzialmente. No. No, no. Io è siamo... tutto oggi che lotto come un leone
con un tizio che, se cerchiamo il nome, non lo trovo, che se andatevi a cercare voi che ci seguite, sul video di ieri mi ha tirato un sacco di ragioni balorde, perché ha scritto che non riusciamo a capire quanto ci sia da organizzare una contestazione, e io ho osato dirvi molto semplicemente questo. Io ho guardato la classifica. Dario, attento che l'app è l'ultima volta che hai detto una cosa del genere, no. La fatua. Ci siamo costati, allora, i rapporti con la società. E non era l'app regina. Io e Luca c'eravamo a Modena, quindi non possiamo neanche dire che non abbiamo sofferto per questa prestazione indecente che ha fatto il Parma a Modena. Però io sono tornato a casa e ho guardato una cosa. Ho guardato la classifica della Serie A, della Serie B. Il Parma è primo con 45 punti. Nelle ultime 5 partite, sostanzialmente l'unica squadra che ha fatto meglio del Parma è la Cremonese, che è oggettivamente in grande crescita. Il Parma ha ancora oggi il record delle vittorie, 13, nessuno ha vinto come il Parma. Il Parma è quello che ha perso meno della Serie B, ha perso 3 volte. Il Parma ha il miglior attacco, ha 41 gol, e la squadra che ha fatto di più è stato il Venezia, che comunque ne ha fatto 39. Il Parma ha la seconda miglior difesa, quindi a me, scusate, io sarò diventato deficiente. Il Parma, ma a me non mi sembra che oggi noi dobbiamo fare una diretta, aprirla e dire tutti a casa. Poi abbiamo visto un bello spettacolo a Modena? Assolutamente no. Io mi sono divertito, secondo voi? Però questa è la prima vera partita che ha fallito il Parma, e nel dire che il Parma ha fallito una partita io non riesco a trovarci il nesso nel dire contestazione, Lega Pro, non arriveremo nemmeno ai playoff, sarò limitato ma non ci arrivo. E su questa mancanza di attinenza alla realtà di Caselli mandiamo la sigla, poi cominciamo davvero. Tu, che anche l'ultimo anno hai pianto ancora di più, che non chiedi poi altro che il Parma ritorni lassù, che vorresti vedere tornare in ai gialloblu. Cambiamo insieme con me, non pensiamo al passato che c'è già il calcio marcato, poi con il tifo crociato un gran campionato sarà. E svegliamo Altavini, dai, non spostarci Tardini, su. Noi amiamo Altavini, vogliamo Altavini in città. Allora, sempre per restare vagamente collegati con la realtà, allora, ricapitolando, ci sta che ogni tanto ci diate dei nomi, perché noi ci esponiamo, da 4 anni che facciamo il canale, diciamo le nostre cose, come dire, in qualche modo sbagliamo, a volte ci azzecchiamo, il bello del calcio, eccetera, eccetera. Quindi, in virtù di questo, stasera, che sono particolarmente carico perché sono andato al giapponese, ho mangiato come un gosino, quindi non ho sangue al cervello. Lo stomaco. Esatto, solo nello stomaco, purtroppo solo nello stomaco, da altre parti non ci va più. allora, vorrei che qualcuno di voi commentasse la vedova di DirectX. Figa. Porca puttana. Dierks era da tenere. Si rischia di sbagliare come Zirkzee, Traoré, Dragusin, la sua prima squadra fu il Parma, il centrale che ci stava da Dio oggi.
sempre il nostro buon amico Ivan ci scherza naturalmente, no? Come noi, come voi scherzate con noi, noi scherziamo con voi. Sì, però con questo portiere sveglia, con questo portiere società, cazzo, cioè, le società ci sono tutte per me vuol dire 19 su 20 rinforzate a gennaio con questo portiere e questa difesa, dove cazzo andiamo in A, ne prendiamo 7, cosa vorrà dire? 7-8 domenica, dice che 7-8 7-8 cominceremo a prendere tutti da domenica prossima, perché fino adesso ci vuole, e che vuol dire che vogliamo prenderne 40 a domenica per compensare quelle vecchie. Scusate un attimo, il ciao Lollo, ci senti? Lollo? Figa come lotta, no. Lollo. Lollo, no. Non ce la faccio. La sua faccia dice, io ti giuro, io lo farei collegare solo così senza audio, dai, perché se lo merita, no. Lollo. Sta combattendo. No, non sento nulla. Sì. Ah, noi no, ti niente. Sentiamo. Noi ti sentiamo. No, tra l'altro Lollo lo conosco, al quinto tentativo potrebbe partirgli il madonnone, quindi teniamolo, no, teniamolo cautamente. O se no lo vediamo così contro lo schermo. Teniamolo cautamente. Allora, adesso abbiamo fatto i cretini. Abbiamo fatto un po' gli scemi, insomma, non ce ne vogliate se facciamo un po' i cartini con qualche commento. Sì, però è carino questo, che penso sia sarcastico. Possibile che quando il Parma perde sapete solo lamentarvi? Questo è molto carino. Questo è molto carino. Dopodiché abbiamo... secondo me c'è da calmarsi un pochino. Va bene, abbiamo fatto ampiamente schifo, ma da qui a scrivere che i playoff sono compromessi, ce ne vuole. Oh, che bello! Meno male che siamo salvi. Meno male che abbiamo fatto i 40 punti. Se no, ragazzi, c'era il rischio di andare a giocare. Ancora infatti, volevo dire, ragazzi, così è, visto che i numeri non mentono. Se vi guardate la classifica dell'anno scorso, se vi guardate la classifica dell'anno scorso, il Frosinone, che è l'anno scorso, tutti abbiamo detto ammazzato il campionato, ne ha perse 6. Noi siamo un po' più in là della metà del campionato e ne abbiamo perse 3. Quindi siamo in linea. Vero, questa l'abbiamo persa malissimo, ma io non ne farei una tragedia, un dramma. Ma come dicevo ieri a Caselli e Babbo Caselli, è meglio perderne una 3-0 così che perderne 3-1-0. Oh yes, sì. Oh yes, assolutamente. Sì. O pareggiarne due. O... Preferisco vincere 4-1-0 che uno che fare 4-0. Allora, abbiamo, vabbè, facciamo, stasera sono carico. Allora, abbiamo il nostro amico El Cid che ci scrive sempre amico Cubetto, ci scrive sempre dal terzo mondo, che ci dice, sì, avete tutti i record, ma le inseguitrici sono lì, bagno di umiltà, per favore. Però ha ragione, sì, dai, sì. Bagno di umiltà vuole. Un bel bagno di umiltà è stato questo. Però io mi chiedo sempre se potrebbe mai diventare così grama da passare una serata a vedere Face Regia. Io vi giuro che se passassi una sera come fa lui, io non registrerei Face Regia o quei programmi da Cubetti che fanno loro, io non ce la farei. Invece il Sid non molla, ci guarda tutte attenzione, le sere. Stop. Ennio Perini, ciao ragazzi, vi seguo dalla Germania, complimenti, esatto, sei un nostro nuovo follower o magari un follower silente che ci ha sempre seguito senza commentare, perché io ricordo grazie, tutti i 2500 gli iscritti, grazie mille, grazie veramente e soprattutto grazie perché ci segui dalla Germania e sempre forza Parma. Non c'eravamo stati in Germania ancora forse. È vero. È vero. Sì, è vero. E poi grazie perché ci finanzia, perché adesso Krause a quanto pare ridurrà i nostri finanziamenti e quindi... Infatti Monza non c'è già più la birra, avete visto che Motta non c'è più la birra? È l'ultima di Krause. È analcolica. Allora adesso dai, torniamo... Torniamo a noi. Fisichella qua dietro. La partita. Okay. La partita. Giro di opinioni su quello che abbiamo visto. Per una volta che abbiamo qualcosa da dire di diverso, diciamolo. Vai Matte, facci una disamina. Diciamolo che giustamente ha ragione Roberto Tallarico, per guardare la festa regge ci vogliono sottotitoli. Di Mondi. Vai Matte. Allora, il commento che alla fine, se lo prendo, ce n'era un altro anche prima, Antonio Bologna ci ha già chiuso, ha scritto tutto lui, quindi io lo ringrazio, non c'è più niente da dire, ma c'è poco da dire, adesso quello diremo. Cioè, il Parma ieri ha perso,
enormemente una partita dove ha giocato per 8 minuti, ha preso un gollonzo con la coabitazione di un portiere che era fuori di 3 metri e un centrocampo che ha fatto correre un tizio per 15 senza neanche andarci incontro, e non ha saputo reagire ed è stato uno stillicidio di errori uno dietro l'altro di fronte a una squadra. Quando fanno le sanate i centrali della difesa 3 volte su 4 gol. Poi io ci aggiungo, infatti su questo dopo ne parleremo sulle pagelle, non sono d'accordo con due voti che hai dato oggi Monzi, perché secondo me oggi in mezzo, cioè sono tutti da 4 e mezzo, faccio fatica a salvare anche Bernabé e Stevez, come Bernabé ha fatto di gran lunga la peggior partita che ha fatto, sì, da infatti ha preso il voto più basso che io gli ho mai dato quest'anno, 6. Però secondo me 6 è influenzato dall'amore, cioè per vedere la sufficienza della partita di Bernabé secondo me ci vuole... Quindi, ma dopo lo parleremo, cioè hanno sbagliato tutti. L'amore la vince sempre, Matteo, ricordati. E il Modena ha fatto la sua miglior partita, cioè ha giocato una buonissima partita, ha vinto con grande merito e basta. Il Parma ha fallito la partita, è molto peggio di Lecco e di Verò. E non di c'è Venezia. Niente da salvare, niente da perché? Salvare. Perché non, a Lecco, siccome te l'hanno ciulato, e lo dico da allora, va bene. A Venezia hai spento la luce per un periodo troppo lungo e hai lottato e non ce l'hai fatta, questa no. Ma fra questo e dire che adesso dobbiamo andare in Lega Pro, cioè come si leggono commenti, io scusate, poi finisco, c'è tanta gente che dà l'impressione quando commenta le partite del Parma, specialmente quando perde, che quasi ci goda e che sotto sotto non aspetti altro per poter giustificare quello che in realtà neanche noi forse dicevamo, che oggi, all'inizio campionato, nemmeno noi dicevamo che il Parma sarebbe stato dove è adesso. E non è che allora adesso dobbiamo aspettare che il Parma perda una partita per dire ma allora avevamo ragione noi allora, come fanno tanti tifosi, noi tutti tifosi non avevamo immaginato che il Parma sarebbe stato lì, e provare a dire che oggi questa è una squadra da contestare, ragazzi, si diventa ridicoli, ma proprio ridicoli. Sì, sono quelle persone che plasmano la realtà attorno alla loro idea e non viceversa. Esatto. Molto banalmente. Don e poi Luca. Ma allora, io sono d'accordo con Matteo per una volta, in tutto e per tutto. Di ieri non salvo niente, ripeto, non ne faccio un dramma. Aggiungo che secondo me si è vista la mancanza in contemporanea di entrambi i leader di questa difesa, che sono Cercati e Del Prato. Voi sapete che a me Del Prato non piace da centrale, ma da terzino sì. Ed evidentemente il fatto che mancasse il nostro centrale più forte, ferma, attenzione, ferma tutto. Eccoli Big Money, grande Mauro, la fresca, grande. Che balla seriamente, grazie mille Mauro, veramente sei sempre gentilissimo, sempre Forza Parma da Fratta Polesine, nel momento esprilia. Del bisogno arriva la pila di Mauro, grazie. Kyle, grazie, non sei nessuno. Veramente, grazie che pila, mille. Guarda che fresca, che balla qua. Veramente, no, grazie. Dicevo, si è sentita, secondo me, molto la mancanza di entrambi i nostri leader difensivi, cioè il più bravo da difesa che ha Cercati e l'unico, diciamo, che ha il pollice opponibile e che ha un po' di materia grigia della difesa, che è Del Prato. Mancando questi due, secondo me, oggi abbiamo ballato, cioè, secondo me, evidentemente abbiamo ballato più del solito. Ripeto, non salvo niente, ma non sono a farmi una tragedia. Quindi Luca? Intendi dire che Compitino ti è un po' mancato? Compitino Del Prato? È dura? No, dico che se manca Cercati non può mancare anche Compitino e viceversa. Te la metto giù così. I gemelli diversi, vai. Allora, io salvo quelli che ieri erano in trasferta e condanno chi condanna il Parma dal divano. Questo lo salvo di ieri. Cos'altro dire? Hai preso tre sberle, le hai meritate tutte, ci stanno. Tutte. Adesso pensare già se perdiamo col Venezia e Cici, io penso che col Venezia scenderemo in campo col dente non avvelenato di più. E invito adesso già tutti a prendere il biglietto, visto che ci sono anche delle agevolazioni, prendete il biglietto e venite, perché io in trasferta a Venezia c'ero, ci hanno trattato veramente malissimo, ci hanno urlato contro per 90 minuti, quindi spingiamo questo Parma verso la Serie A contro il Venezia, andiamo a urlare anche noi un po', visto che lo stadio è abbastanza freddo, anche se si vince. Quindi prendete il biglietto, perché costa veramente poco col Venezia. Certo. Di ieri è inutile parlare, abbiamo preso il primo gol che ha ricordato un po' quello di Hernani contro la Cremonese, dove per me il portiere aveva delle colpe nel gol di Hernani contro la Cremonese. E anche in questo caso Cicizzola ce li ha delle colpe. Poi, ma non su lui, come ha detto Matteo. No, perché ha fatto 15 metri palla al piede l'attaccante. Bravo, sì. Con la testa alta a puntare la porta, nessuno che gli andava poi, sotto.
il secondo gol, che poi è quello che ha chiuso la partita definitivamente, perché nel mezzo c'è stata una mezza reazione con tiro di Estevez e lì grande colpa di Bonny, che non ha creduto alla respinta del portiere sull'1-0. Dopo arriva il 2-0, dove Balog, che io la settimana scorsa ho elogiato e stavolta lo crocefiggo, sbaglia l'intervento entrando leggerino, ma ragazzi, Osorio è andato come Roberto Bolle. Up. E quindi mi dissocio da questa imitazione. Osorio si è girato, cioè, porca puttana. Allarga anche le mani, che ti punta, ti giri dall'altra parte. Ma ce l'abbiamo noi sta cosa qua dei difensori che si girano, non è Osorio, non so, Matteo, tu che a calcio sei giocato anche a dei livelli decenti, dai. A livelli decenti io, no, beh, io sono io. Mi ricordo un grande Carignan, no dai, a parte tutto, no. Quando l'attaccante ti punta non ti devi girare dall'altra parte. No, ieri guarda, ieri dietro, in mezzo al campo, davanti, dietro, non abbiamo vinto con un colpo di testa. Cioè basterebbe solo questo, ogni volta che arrivava una palla lunga, di testa i due difensori centrali non hanno presa una. Abbiamo provato a dire che ci fosse fallo su Balog, io l'ho rivisto, ah, al massimo c'era fallo di Balog, cioè, che ha cercato di appoggiarsi, è regolarissimo, quindi ragazzi, cioè, ma non c'è nulla a cui appoggiarsi, cioè, in più ti dico, secondo me è stata la peggiore, hai dato, trovo un po' di cose per discutere fra di noi, anche se è Estevez, io gioco, ecco, Mattia non è che giocasse molto di più di me, anche se Mattia Poli è stato l'acquisto più oneroso della storia del Carignano, comprato dall'Inter Club, non è che abbia fatto molto di più, e Poli, te lo dico a te. Comunque, scusate. Sono... Mi devo sì, voi non lo sapete, ma è stato vai, Luca, vai. Poli che fa il fumo. Mattia è stato comprato? Mattia è stato comprato dall'Inter, infatti il Carnià come eravamo messi, perché era il nostro top player. Comunque, chiusa parentesi, e voi avete detto nel primo gol, il tipo che ha saltato la prima linea del centrocampo ha avuto 15 metri, ha fatto 15 metri per puntare i difensori, poi ha tirato, ed è la prima volta che non c'è per nulla schermo in mezzo al campo. E Estevez non è stato in mezzo a una linea di passaggio, ma neanche pitturato una volta. La cosa migliore della partita di Estevez è stato tiro in porta, secondo me. Io, anche su Estevez, secondo me, qualche pallone l'ha recuperato. Io poi, però, scusate, pubblichiamo quello che ha scritto Alfredo Zappavigni e Lollo, che dicono poi alla fine la stessa cosa. Secondo me quello che dice lui è la cosa che abbiamo poi criticato di più allo stadio, sia io che Luca. Cioè, c'è stato un momento in cui la partita, hai visto che era il Parma non riusciva a giocarla, per alcuni tratti ha fatto quel possesso palla sterile che ogni tanto vedevamo lo scorso anno. Non può essere che non facciamo mai una palla lunga, cioè questo mi ha fatto un po' incazzare, cioè hai anche messo il centravanti, oh boia che gli abbiamo fatto un cross in mezzo dal fondo, Ce n'è stato e un corner cross. C'è stato un, e ha fatto un tiro che l'ha presa, poi l'ha presa, sì, in testa, lui l'ha presa, poi come ha detto Lollo anche durante mentre la guardavamo dentro lo stadio, anche Ciolak, non è che possiamo dire che Ciolak avrebbe spaccato il mondo, però una volta che hai una partita in cui non riesci a giocare, ma possiamo giocare un po' alla cazzo anche noi, cominciando a lanciare delle palle in mezzo all'area, invece noi boia che lo facciamo una volta. Ma anche come dice Dario, non riusciamo a fare un corner in mezzo all'area. No, che non ci riescono, non ci provano neanche, cioè non fanno mai il cross. Facciamo sempre la stessa azione che ormai sanno tutti, quello che a FIFA 97 chiamavano l'auto swimming corner. Ma io rimango dell'idea voglio bene. Se trovassimo un povero Cristo che ci fa una statistica sui gol fatti su calcio d'angolo, secondo noi abbiamo una delle medie più alte. Uno su uno tipo probabilmente, o uno su due. No, guarda, abbiamo fatto dei gol su però non la tiriamo in mezzo, la tirano da fuori, abbiamo fatto dei gol di tiri da fuori abbiamo fatto degli schemi, c'è quella palla a raso terra, insomma, ha fatto un gol Estevez anche su un'azione da calcio d'angolo, Cyprien, però quello non geometria in mezzo. Quella non è statistica, conta tutto. Come geometria. Vi leggo un commento che secondo me può essere interessante, nel senso, ci hanno sovrastato fisicamente, questo preoccupa un po', secondo voi più fisicamente o proprio non c'eravamo di testa? Perché secondo me il terzo gol preso come l'abbiamo preso vuol dire che proprio la testa era completamente da un'altra parte, perché ma anche entri fisicamente, ma perché i nostri centrali, come ha detto Matteo, di contrasti con le loro punte non ne ha vinto uno, li hanno persi tutti, per la prima volta li hanno persi tutti.
Sì, però non è che possono avere perso condizione fisica in una settimana, non lo so. Era No. proprio, io li ho visti proprio, cioè sbuffavano, erano scazzati, non lo so, ho avuto questa sensazione. Bernabé ha sbuffato tutta la partita. Beh, sì, Però Luca, Bernabé è stato anche come al solito poverato, picchiato tutto il tempo. C'è da dire una cosa, ieri mentre scendevo dal treno di ritorno, mi ha fermato uno in piazza quasi, Elend è da me, ma secondo me l'ho visto in televisione, tutto così in dialetto, abbiamo fatto un carico di preparazione extra perché non correvamo, quindi potrebbe anche esserci questo, io ho detto, ah, Oh, l'hanno visto in tanti questa cosa, ce in l'hanno molti, e segnalata dopo in tanti, eh. l'hanno sottolineato, quindi... Ci hanno scritto che. O può anche darsi che la squadra che abbia magari accusato più nella seconda partita, in realtà è la terza partita dopo la sosta, comincia ad essere già passato un po', perché era la sosta, lo slot in cui magari mettere un po' di benzina nelle gambe. Però anche a me sono sembrati in certi passaggi sovrastati fisicamente anche dal Modena, questo sì. Sì, no, ma per carità ci sta. Ma poi Diciamo aggiungo una che... cosa. Vai. Oh, vai, scusami, vai tu, Dario. No, dicevo che comunque tendenzialmente anche nelle partite in cui abbiamo giocato con avversari un po' gorilleschi e più forti fisicamente, il tasso tecnico nostro era talmente superiore che tendenzialmente compensavamo, no? Velocità, tecnica, passaggi rapidi. Invece ieri non c'è proprio stato nulla, perché non solo non abbiamo vinto in contrasti, ma anche tentativi di dribbling, un sacco di errori, un sacco di passaggi sbagliati, di 4-5 controlli per tenere ferma la palla. Sembravano proprio, boh, non lo so. E Pecchia, dopo poi magari ne parleremo, però non è che poi ha dato un grande contributo probabilmente anche ieri. Quindi No, è stata un po' la non ha tempesta cambiato il perfetta. modo di stare in campo. Ma posso aggiungere che Allora. su Metz hanno anche studiato, cioè nel senso che ormai come gioca il Parma si è capito cosa ha indigesto il Parma, il Modena ha fatto la partita perfetta contro il Parma, cioè ci hanno studiato, hanno preso le giuste contromisure e noi stavolta, e qui, se qui è, secondo me ci sta la critica Pecchia, non siamo stati in grado di cambiare pelle. Cioè ci siamo affossati, abbiamo insistito a giocare come giochiamo di solito senza cambiare, che è un po' il tipico del Parma dello scorso anno. Questo bisogna Ma vi aggiungerlo. faccio una domanda. Secondo voi, se mettiamo caso a metà primo tempo, seconda parte del primo tempo, Pecchia avesse tolto Mihaila e spostato Bonnia a fare l'attaccante esterno, inserendo una punta, sarebbe cambiato qualcosa? Perché a me, sinceramente, l'idea di vedere Bonnia con Ciola un po' stuzzica. Io l'avrei Cioè, ma... fatto anche solo perché l'andamento della partita comunque ti imponeva, secondo me, di mettere uno in mezzo all'area. Ma il problema è che Pecchia che non vede Colak. Cioè, ieri l'ha messo su perché mancava il carpentiere, se no metteva sul carpentiere probabilmente. E Probabile. comunque l'ha messo su tardissimo. Però Dario è intuitivo, che questa squadra non fa un cross dal fondo. Quindi, Sì, 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 se è sì. vero che il Parma non va sul fondo, ha anche una logica. Charpentier è comunque un attaccante diverso perché viene in giro, gira per il campo. È che bisognerebbe dirglielo di fare un cross in fondo. Cioè, ieri ho urlato quello. Cioè, diteglielo di andare dalla bandierina e buttarla dentro. Cioè, un tizio che è fatto per le sportellate, usiamolo. Poi nel secondo tempo hai messo su anche Benedigia, che alla fine è stato molto centrale, poi è tornato sulla sua fascia, ma avevi alzato l'attacco. No, ma figa, se lo alzi e poi non fai un cross in mezzo, cosa serve? Ah sì. Sì, poi però ripeto, l'ha messo su probabilmente in una situazione tale per cui anche psicologicamente parlando non, Sì, è partita ampiamente compromessa. avevano già abbondantemente tirato i remi in barca. Infatti anche lì, secondo me, anche il povero Colak, cioè Ma lui vabbè, ci ha provato, cioè i movimenti sì, giusti li ha fatti, lui ce li ha, male. però se queste sono le occasioni che gli dà a partite Eh sì, bravo, compromesse, sì. diventa un po' frustrante anche per lui perché comunque avrà toccato 3 palloni in tutta la partita, insomma, poco di più. E dopo facciamo questo. Scusate, ecco, c'è questo. Ci sono due commenti: uno di Fabio che ci dice: vi voglio vedere il meno peggio in campo dei nostri È ieri. chiaro. E aspetta, e facciamo una sfida: troviamo una cosa positiva in Modena Parma. Magari quando poi facciamo le pagelle, che tra l'altro tra Non lo poco. so, c'era della Bologna allo stadio, chiedo, magari qualcuno ci dice, sarà quello. C'era la Tuborg al posto dell'Heineken. E Borghetti. Borghetti era bellissimo. Brividi, eh? Ah, ecco, Bellissimo. Ho già trovato la cosa positiva. il Lollo ci ricorda che abbiamo fatto l'autogol a Spezia su angolo.
vero. Beh, lì Lollo, proprio dire che l'abbiamo fatto noi, cioè lì praticamente ha fatto tutto il tizio. Infatti, cioè, abbiamo fatto proprio... l'autogol. Abbiamo fatto fare quindi... l'autogol. Spirit France ci dice molto banalmente e correttamente: restiamo la seconda miglior difesa del campionato, quindi anche lì saranno così tanto grami. Boh. Ma, no, allora. Lollo dice una cosa, secondo me lui parla dice giusto le critiche ai difensori in quel commento che ha fatto prima, ma guardiamo anche, ok, perché questo può essere una spiegazione, perché altrimenti anche a me è l'unica plausibile, che non volesse Chiara non si è squalificato contro Pierpaolo. Esatto. che oggettivamente alla fine lui reputa l'unico insostituibile della difesa oggi Balog. Quindi se guardiamo l'esito che abbiamo visto nelle partite sì. No, io mi concentrerei, oltre abbiamo detto sulla difesa, anche sul reparto centrocampo e attacco, perché allora possiamo anche dire, l'abbiamo incensato tutto l'anno, che Mann non ha saltato l'uomo neanche pitturato neanche una mezza volta, ma proprio neanche. E io vi dico, e lo dico, faccio incazzare Lollo, perché così è a Doha e mentre lo stanno controllando e quindi non lo fanno parlare con noi, secondo me di quelli davanti, dico una roba proprio che gli fa venire, visto che non c'è, me ne approfitto, siccome Mihaila in quei tre davanti è stato quasi il meno peggio, cioè nei voti che darò io do 4,5 a lui e do 4 a Bonny e Man. Cioè, sì, ho sentito la Madonna del Lollo qui a Baganzola echeggiare dai cieli d'Oriente. Ma mica solo quella del Lollo, cioè la mia. Don Paolo, andiamo. Aspetta che devo rispondere al Sid. No, Balotelli non viene a Parma perché Pafundi è già firmato con la Reggiana. Andiamo avanti. No, invece no, te lo smentisco, l'hanno visto i Sale Tabacchi Balotelli. Ah, okay. Molto bene. Di Monti. Di Valzer. Allora, sì, quindi sì, l'attacco è quello che poi dicevo anche io prima, là davanti zero totale e quindi ma 0-0-0, proprio una roba incredibile. Anche Bonny, male molto, secondo me. Guarda che non male. Ci stava in area, c'ha ragione Umberto Grasselli che oggi secondo me è esatto. On fire, dovremmo invitarlo. È quello che intendevo io. Poi lo metti su, quando a pranzo c'è la polenta col cinghiale, c'ha ragione. Si fa. Allora, c'è Roberto che ci dice, Bonny per me deve giocare a sinistra con il generale, il generale che si alterna con Ciola. Sì. Anche se non mi fa impazzire, io poi devo ancora capire bene, perché sono ignorante, che cos'è Bonny, nel senso, che cos'è? Non è una punta e va bene. Che cosa gli chiediamo di fare a Bonny? Tenere la palla, far salire Mane Mihaila, cosa... Cioè, perché anche secondo me anche lui ieri... Non era la sua, non lo so. Secondo me tolto davvero picchia, molto. Sì, il gioco di picchia quando funziona fa la prescatole, nel senso che salta magari l'uomo, taglia l'area e poi mette in mezzo per uno dei centrocampisti o degli attaccanti esterni che si inserisce. Questo è un po' come vede Pecchia Bonny, secondo me. Luca, tu cosa ne pensi? Io Bonny penso che sia un attaccante esterno, ma tipo Benedini. No, è un attaccante esterno atipico, è agile perché comunque sia per la stazza che ha è agile e secondo me è uno che se parte dall'esterno, come hanno detto, da esterno sinistra può diventare pericoloso con uno grosso in mezzo. Per me potrebbe giocare tranquillamente con uno tra Ciola che Charpentier. Sì, ecco sì, adesso, no, perché... adesso tiene già giù Partipilo. Per me Maritano, come ho scritto nella... come ho scritto nelle pagelle, per me Partipilo meriterebbe più spazio. Sì, no, sicuramente, anche se però anche lui non è che, come dire, anche lui come tutti gli altri che sono entrati non è che hanno dato chissà. Sì, vabbè, ma è salito sul 3-0, cioè, no, appunto. Entrano sul 3-0, va bene. Stavo scorrendo un po' di commenti. Bonny, vi segnalo sempre che ha sempre 19 anni e potrebbe anche essere che ancora oggi non ha meno lui. 20. Ha compiuto 20, ok. Potrebbe essere che nemmeno lui sappia ancora e che nemmeno nel percorso di crescita di questo giocatore ci sappia ancora se sia un attaccante esterno, seconda punta. È come Balto, per il momento sa solo quello che non è. Non è un difensore, non è un mediano, però per il resto... Poi c'è Marco che ci dice il problema del ruolo di Benek e Bonny è che abbiamo un attacco con una... Abbiamo ci un può attacco stare. Con una punta, sì. Si vede che li vede come seconde punte lui.
Poi c'è Spirit France che si dice c'è un De Gea svincolato per la porta, per dire. Però anche lì, adesso, è vero che Cicizora ha fatto la cappellata, però, cioè, ha fatto anche delle ottime partite, delle ottime parate. Cioè, ragazzi, non... io non cambierei un portiere perché abbiamo perso tre partite. Non lo so, però mi sembra eccessivo. E poi, boh, non lo so. Non so, Boranga c'è, ecco, dici che è ancora disponibile. Un Luca Bucci in formissima. No, aspetta, c'è, aspettate, c'è, c'è un cliffhanger degno di Hitchcock. Comunque sono Victor. Perché non mi aveva ancora scritto Victor, ero quasi preoccupato. Il momento Scooby-Doo, il momento ma Scooby-Doo. Cosa sta succedendo? Victor, dimostraci che sei tu facendoci un'offerta, come hai sempre non fatto. Non ha una foto dove si fa vedere e tira via. Victor, dacci una prova che sei, il fatto che sia tu. Esatto. No, ma Victor è a Doha. No! No! Questa è pesantissima, questa è pesantissima. Facciamo tutti cane. Furbi perché non c'è. No, ma dovete sapere che Victor è una cosa, è un po' pessoiano, cioè è un eteronimo. Un super solo in una. De Gea sta svolgendo le visite mediche, sì, alla casa di salute Pintor Molinetto, assieme, assieme a Matri, c'è la Nargi che fa le visite mediche a tutti. Poi c'è giustamente, la... c'è giustamente la cosa di Matri, io so cosa che ti piace di la cosa, no, di Matri che è rimasta qua a me, io non giuro sulla vita di Don Paolo che sono io, ci dice esatto, aspettate un secondo solo, no, c'è il commento giusto di Emanuele che dice Cicizola ha fatto anche delle cose buone. Che è vero, che è vero, è molto bello. Ha fatto arrivare il prossimo orario. Poi c'è Federico che mi ricorda, Dario, ti dimentichi... Una notizia. C'è una notizia, Luca Vai. È testimone. Posso fare una piccola battuta? Siamo in un momento storico in cui i treni adesso arrivano addirittura in anticipo. Al treno, quando sono partiti i tifosi, mi fa vedere Luca il suo, la sua app, mi guarda e mi dice... Cazzo, con sto governo addirittura prima non sono più in orario. Siamo rimasti stupefatti. Tre minuti di anticipo. Great. Sì, grande. È grande. No. Comunque c'è Federico che mi rimprovera e mi dice: Dario, ti dimentichi la cagata di Cicci contro il Bari? Sì, se me ne dimentico una, vuol dire che va bene. Se me ne dimentico 30, allora vuol dire che va male. Ragazzi, colpo allora. Di scena. Scusate, no, fai te perché. Siamo a livelli, non so, qua siamo a livelli di surrealismo puro. Il Truman Show, il Truman Show. Facciamo le pagelle, ragazzi. Facciamo le pagelle, sì, assolutamente. Posso condividere io che le ho fatte stamattina, le mie? Assolutamente sì, tanto io collego la schermatella. Comunque ragazzi vi dico che vediamo se anche io sono d'accordo, che è più semplice fare le pagelle quando si perde e soprattutto quando facciamo le pagelle quando vinciamo, io e Luca ci prendiamo delle cavagne di nomi, dei treni di offese. Posso fare una proposta per stasera invece di fare le pagelle? Come facciamo, vuoi. Facciamo le tigelle. Facciamo le tigelle di Parma, di Modena Parma. Va bene. Dai, anche Matteo, sì. Partiamo col comparto difesa. Possiamo anche portiere dire difesa. Che Strafezza è andato Matteo, al combo, perché ce lo Matteo, portiere okay. Difesa. Strafezza proprio non me ne frega un cazzo. Vai. Allora, Cicizola, io l'ho già detto. Allora, io do Cicizola 4,5. A Dichiara do 5,5. No, è da 6. Non ce la posso fare. Cioè, abbiamo perso 3-0, sapete, da partout, un sufficiente secondo me non c'è. A Balog do 4, a Osorio do 4 e a Koulibaly do 4. Dico solo un commento, si è sentita, quindi questo, la mancanza non tanto, secondo me, della leadership di Del Prato, che forse abbiamo sottovalutato. Quindi. Vai Dario. Io do, siccome la responsabilità non è completamente sua, do 5 a Cicizola. Do 4,5 a Balogo, 4,5 a Osorio, 5 a Koulibaly e 6 a Di Chiara. Le mie pagelle, le hai rispecchiate perfettamente. Giuro che non me le ricordavo a memoria. Io do 5 a Cicizola perché ha colpa sul primo gol, poi dopo il resto c'entra poco, però ha incassato altri due gol, quindi 5. Koulibaly 4,5, Osorio e Balog 8-2, e Di Chiara un 6 meno. Okay. È l'unico che forse si salva appena. Ragazzi, prima di andare al centrocampo, fatemi fare una cosa. Anzi, la facciamo fare a Matteo. Rispondi tu a questo messaggio.
Ah, allora, giusto. Allora, ragazzi, è sostanzialmente, facciamo un'anticipazione. È quasi ufficiale, siamo in attesa di avere l'ultimo ok definitivo, ma potete già farvi il circolino sul calendario. In occasione di uno strepitoso, no, di una partita importantissima. L'ipotesi su cui stiamo lavorando è sabato 24. Ci sarà un bellissimo Como Parma a Como, che potrebbe dire molto anche sul futuro del campionato, e l'ipotesi è di seguire insieme Como Parma, sempre all'Arci Toscanini, e post Como Parma aperitivo degli Espridas. Quindi potete già farvi un segnetto su sabato 24 febbraio. C'è strefezza nel Esatto. Como. C'è strefetto, mi sembra. Vi daremo, Adesso ti do in più. esatto. Vi daremo conferma comunque, sì, molto 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 Ferma, probabilmente ferma. E è sì, Gigi, bella. se posso venire anch'io, sì, assolutamente. Certo, Sì. Certo, ci certo. mancherebbe. Assolutamente sì, e siamo seri, ci farebbe veramente Non stiamo piacere. scherzando. Perché E però se c'è il comunque Moli. No, 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 prego, prego, dillo, dillo. vai, se c'è il No, se Moli. c'è il Moli ti ricorderebbe il sit che per noi si chiama Scarp La Scarp Sound. Sound, ecco, Scarpa. va bene. Va Comunque bene. davvero, cioè, ci farebbe veramente piacere, anche perché comunque cioè, conoscere tifosi di altre squadre che vengono, ci beviamo un bicchiere in Stiamo in simpatia, ci compagnia, facciamo ci due prendiamo un po' in risate, giro a vicenda, ridiamo, non c'è va problema. benissimo, va Ci veramente parli delle benissimo. serie inferiori anche. Esatto, esattamente. Conoscere Vai, altre realtà. Andiamo passiamo al avanti. centrocampo. Vai, Vai, Matte. Matt. E il centrocampo consideriamo anche Son. Vai. Sì. Juan Ah, Sebastian, vai. il centrocampo oggi io invece do lo stesso voto che ho dato prima. Io do 4 a Bernabé, perché secondo me Bernabé non ci ha capito assolutamente niente, anzi è stato per la prima volta quasi indisponente. E Estévez, secondo me, il solito impegno encomiabile, ma anche in questo caso il filtro a centrocampo non c'è stato. E il povero Simon non ci ha capito un cazzo, nemmeno lui. Altro 4. Dico una cosa, ci ha capito poco anche Pecchia, Ragazzi, perché Caselli che da 4 Somme Infatti non me cioè, oh, l'aspettavo. è vero, Eh no, perché Simon, Cioè, poverino. No, ma siamo quattro proprio. partiti secco proprio, ma secco. Ma dai, ragazzi, come si fa da qualcosa di diverso? Abbiamo fatto pietà. Ma anche perché ha provato, se non mi ricordo male, siamo partiti con Simon, con Bernabé davanti alla difesa di fianco Estévez. Poi li ha provati a rigirare, e anche se a un certo punto poteva anche prenderli, metterli in piedi su una tribuna, che anche spostati, in mezzo al campo non abbiamo visto un pallone, ma proprio neanche pitturato. Quindi 4 secco a tutti. A tutti proprio. No, io invece io do 5 a Bernabé, ho 5 ad Estevez e do 4 e mezzo, scusa, 4 e mezzo a Juan Sebastian Simon Som. Questi Luca? sono i miei voti. Allora, io vado in scala, do 5 a Estevez che ieri ha fatto maluccio, ma ha sofferto molto quello che per me prenderebbe 8, che è Palumbo. Mamma mia, Palumbo migliore in campo in Sì. assoluto. E Bernabé 4 e mezzo e Son 4. Assolutamente tutti e due Pronto. fuori partita. Bene, passiamo al nostro spumeggiante attacco. Vai, Mamma Matte. mia, chi l'ha Sì, visto proprio? posso dire che sono d'accordo con Marco che dice Cipriano. Questo apro qui una parentesi. Ma ieri Che è avrebbe avuto Victor, senso a un che è certo Lollo. punto. È Victor che è Esatto. Lollo, che adoro. Allora, io darei 4 man. Mandi ieri è stato disperante, sembrava quello dello scorso anno. Do 4 Bonny, perché Bonny non è stato in aria, non ha fatto centravanti. Quelle poche volte che ci siamo arrivati lui era in giro. E do 4 più a Miaila, semplicemente per segnare il fatto che secondo me non è stato il peggiore. Anzi, dei 3 davanti, perché ha fatto una mezza corsa in più di qualcun altro. Dario? Allora, sì, ragazzi, mi raccomando, mettete like al video e condividete e se volete sostenerci c'è sempre Patreon. Come ha detto il Lollo, se mettete tutti like, Matteo darà 3 a Som. Quindi dovete mettere tutti like, Potete praticamente. sfondarlo quel tasto. Piano, Esatto. ragazzi, piano. Allora, per me 4 e mezzo a Bonny mi ha fatto schifo. 4 e mezzo a Man mi ha fatto schifo e 4 e mezzo a Miaila, anzi dal 4 al 5 a Miaila, perché io sposo la tesi del segretario compagno Caselli. Sempre qui, Matte, sempre qui. Sei proprio un aziendalista, sei, vedi? Bravo, Eh bravo. sì. Vai, Allora, Luca. 4 a Bonny perché in area non ha fatto presenza nell'unica vera occasione che ha avuto il Parma. 4
4,5 man a cui abbasso il voto di abbasso di 0,5, quindi gli ho 4 perché si è presentato con le scarpe rosa. Molto è inaccettabile, c'è questa una cosa. Connessione pericolosa e molto sospetta. Sì, esatto, ah, è vero, ma... ecco. Ce l'hai lì, ci sono tanti regia. Miaela, sinceramente, gli do 4,5 perché non ha fatto nulla. Quindi si è nascosto. Onesto. Eh sì, bravo. Direi. Ok, Panchinari. Vai, ve ne scegliete una testa. Anzi, allora, comincio sempre siamo io. Siamo in 4, se sono ovviamente 5. Ma scegli, falli anche te uno, dai, anche se li hai già fatti. No, io do il voto a Pecchia. Ah, ok, va bene. Dai, Matteo, scegliene due. Allora, io becco Benek e gli do 4 anche lui, perché ha confermato il brutto momento, che non sta vivendo un buon momento, infatti non gioca. E ha dimostrato il perché non parte titolare. Poi? Un altro, Matteo. Ah, un altro, scusa. Ciolak gli do 4,5, nel senso che gli do 4,5 no, perché alla fine ha ragione anche Lollo, cioè le poche palle che gli sono arrivate, secondo me non è che abbia brillato, in più non ha giocato però... minuti. Ma però, Matteo, guarda che Matteo è espressione del tifo parmigiano, che una volta Cristiano disse su Carelli, a Parma non sono abituati ai centravanti di peso, non li capiscono. Ma tu sai a cosa mi sto riferendo, tu lo sai. Come peso, ma me la mena sempre, sì, non... guarda, però guarda, ti dico di più, Cornelius è fortissimo, poi non ha fatto più gol, lo sai che Cornelius dopo sono andato a vedere trasformata, quando è andato via da Parma non ha fatto neanche un gol pitturato. Però gli ottavi di Champions, Però ne suga mei, figa, ne suga mei Cornelius. Vabbè, andiamo avanti. Vabbè. Dario. Comunque. Io pensavo che ti riferissi a Milosevic, a Savo Milosevic, no, pensavo. No, non c'è che andare a Milosevic. Appunto. tocca a me. Allora, intanto mi hai la mezzo voto in più per essere uscito prima, ci sta, e Marco, cioè Victor, cioè Lolo, cioè Doha, ci dice: ma basta con questi 4, che pagelle sono? Sono le pagelle di una squadra che ha preso 3 legnate nei denti. Che vuol dire? Le strameritate. Quindi io ne scelgo uno solo, così cedo gli altri due al buon Luca. Ovviamente scelgo Hernani e gli do 5 perché secondo me è bravo. Basta. quindi potrebbe dare di più. Vai Luca. Allora, prima c'è un messaggio se lo mandate, di Cantamat, che dice che se diamo più di 3 a Pecchia, sapete dove mi vado a legare, ragazzi? Mi ha promesso che si va a legare davanti ai cancelli della SAT, quindi dategli meno di 3. Ok, sarà fatto. Ci diamo più di 3. Sarà fatto. A Camara gli do senza voto perché è entrato alla fine a giochi fatti. Non è certo colpa sua. E a Partipilo gli diamo un 5,5 per l'impegno. Sì, ci sta. Okay. Io ragazzi do 4, quindi è preparati i cancelli della SAT. Do 4 a Pecchia, gli ho dato 5 stamattina, ma si becca in realtà da 4, perché ha compiuto delle scelte discutibili, ha tardato tantissimo a fare dei cambi e non ha veramente cambiato il modo di giocare, quando si vedeva che chiaramente era inefficace il gioco solito del Parma contro questo Modena. Ci sta. Luca, voto all'arbitro. Ieri c'entra poco l'arbitro. L'incubo Abisso, ragazzi, ieri però il 6 se lo porta a casa, non ha inciso. Sei, quindi. Non c'è stato un brutto arbitraggio ieri, no, per niente. No, l'incubo Abisso perché è veramente brutto. Tutto qua. Scusate, dai, fatemi essere stupido stasera. Facciamo i seri, non possiamo dare 4 a una squadra prima in classifica. Allora, quando a scuola prendevi 10 perché eri stato molto bravo in una versione di latino, poi la versione dopo facevi cagare, il prof non è che ti dava 6 perché la volta prima eri stato molto bravo, 10. Cioè non c'è il voto di trascinamento, io non l'ho mai sentito dire e dare da nessuno, non lo so. No, Marco, ma non siamo a scuola, va bene che non siamo a scuola, ma
se tu hai visto la partita è impossibile dare più di 4 e mezzo a quello che abbiamo visto ieri, ma questo non vuol dire, l'abbiamo già detto 80 volte, sono sempre valutazioni individuali e sulla singola prestazione, non sulle globali. Io sono di quelli che, come dice Luca, sono per riempire lo stadio col Venezia e di ringraziare questa squadra per quello che ha fatto fino adesso, ma a Modena abbiamo fatto cagare, cioè, inutile, no, per... poi c'era. Scusa, 4 non ho mai preso nessuno, ma in dova, cioè Mihaila ha preso più 4 lui che io in matematica. Ma tante volte Soma ha preso 4 per 2 stagioni ininterrottamente, consecutivamente, sempre tipo 38 partite di 4 da alcuni di noi, eccetera eccetera eccetera, quindi no. Adesso, dai, poi dai, sono fioccati degli 8 col Catanzaro quando abbiamo vinto 5-0, questa qua è la partita opposta a quella del Catanzaro. No, ma infatti, cioè, esatto, come dice, è bello essere compresi, come dice Vittorio Cormacchione, poi stanno dando i voti per una singola partita, non stanno dando i voti per l'intera stagione, che comunque faremo, e a suo tempo faremo, e quindi dopo vedremo un po' il da farsi. Ci sono altre cose da dire, o se no possiamo anche così, lo butto di chiudere con 10 minuti di anticipo, cioè, a me non fa schifissimo come cosa. Vai. Quindi se avete altro da dire... Se no chiudiamo, va io bene. Io ce l'ho da dire. Vai. Mettete like, ragazzi, che bravo. Non c'è niente. Seguiteci sui nostri, tutti i nostri canali, iscrivetevi ai canali, tanto non vi costa niente, a noi fa una differenza importante. Sostenete il profilo OnlyFans di Matteo e... Oh, che mass! Cos'altro aggiungo? Tutti al Tardini contro Venezia. Tutti. Io aggiungo, ringraziamo Marco Ilariuzzi, Ennio Perini e Mauro Bellettato per le offerte generose che ci hanno fatto, siete stati veramente molto molto generosi, apprezziamo veramente tanto. Vi ricordo ancora una volta che il 24 di febbraio stiamo organizzando il raduno, che sarà come al solito al Circolo Toscanini, quindi per chi ci è già venuto è sempre il solito posto, vi daremo conferma tramite social o magari nella prossima diretta, cioè, più o meno ci arriviamo, no Matt, ormai a chiudere la cosa. Sì, lunedì. Una settimana, 10 giorni. Ah, già, sì. Insomma. E quindi chi vorrà ci verrà a trovare. E è stato molto bello le volte scorse, quindi ci farebbe molto piacere ripeterlo ancora e conoscere altre persone oltre a quelle che abbiamo già conosciuto. E quindi per il resto, ragazzi, abbiamo perso. Sì, abbiamo fatto cagare. Sì, siamo primi in classifica. Sì, e quindi, come sempre, forza Parma. Ciao a tutti. Forza Parma. Buonanotte. Ciao ragazzi.